Grazie, buonasera a tutti, grazie a voi che siete qui, grazie agli illustri ospiti, i colleghi e grazie anche all'Istituto Machiavelli che ha organizzato questo evento. La Lega al Sud è una cosa che in questo momento desta interesse, attenzione, curiosità, ma è il frutto di un grande lavoro che è stato fatto negli ultimi 5 anni. Quando Matteo Salvini mi disse facciamo qualcosa in Abruzzo sulla Lega al centro-sud, io l'ho guardato un po' stralunato, gli ho detto ma vabbè, proviamoci. Poi, come è stato ricordato, le vicissitudini degli anni 2013 hanno portato a una situazione abbastanza critica e delicata all'interno del partito. Devo dire che nei primi 2 anni, per quello che è stata l'esperienza mia in Abruzzo, abbiamo navigato un po' a vista, non sapevamo bene esattamente il progetto di noi con Salvini, che poi era il progetto iniziale sul quale sono state poste le fondamenta di quello che è la Lega Nazionale, chiamiamolo così, Lega la Salvini Premier. Beh, il progetto di noi con Salvini era un progetto da pionieri, abbastanza come dire, rischioso, ma al tempo stesso affascinante. Era una sfida, come tutte le sfide sono opportunità, ma sono anche minacce, preoccupazioni, problemi. Non era semplice, non è stato semplice. Ricordo che i primi gazebo che facevamo, insomma, erano gazebi dove eravamo lì 8 ore, raccoglievamo sì e no qualche insulto e qualcos'altro, ma questa è una cosa che credo non riguardi solo l'Abruzzo, penso che è una cosa che dall'Abruzzo, dal Lazio, dalla Campania, dalla Puglia, Calabria, Sicilia, anche Sardegna, era una cosa che era un po' diciamo così abbastanza usuale. Diciamo che in Abruzzo abbiamo fatto diciamo così un lavoro che all'inizio giustamente ha dato risultati estremamente scoraggianti. Io mi ricordo la prima competizione che noi abbiamo, non so se posso dire queste cose o se vado fuori tema, mi ha chiesto l'esperienza in Abruzzo, quindi faccio un po' di la prima esperienza elettorale che abbiamo fatto è stata a Chieti, proponendo il nostro candidato sindaco con una lista, era l'anno 2015, e con 32 candidati riuscimmo a malapena a prendere il 2,50%, però voglio dire, poi io che sono stato insomma come dire un po' attore principale di questa cosa che abbiamo fatto nella mia regione, avevo due sensazioni contrastanti. Avevo da una parte una percezione che non sarebbe stato facile, che non sarebbe stato diciamo così agevole riuscire a far passare un messaggio della Lega al Sud, però dall'altra parte avevo una sensazione esattamente contrastante, cioè che doveva accadere qualcosa affinché questo avvenisse. L'unico merito nostro, perché poi io qui lo dico, ma non lo dico né per piaggeria né per il 90% di tutto questo porta un nome e un cognome, si chiama Matteo Salvini, nella sua grande capacità di, come dire, includere nella sua voglia di stare in mezzo alla gente. In fondo sì, ci chiamano populisti, ci hanno definito in tutti i modi, il termine populista è un termine che a volte viene usato anche in termini dispregiativi, ma io l'ho visto nell'ultima campagna elettorale che noi abbiamo fatto in Abruzzo, dove Salvini ha fatto una cosa che penso non abbia fatto in nessuna altra regione, cioè abbiamo fatto 19 incontri, è venuto 7 volte in Abruzzo. Quando ha avuto la percezione, dalle prime piazze che facevamo, le 6.000 persone di Sulmona, le 1.500 di Roseto, le 3.500 persone a Montesilvano, quando lui ha avuto la percezione che stava scattando qualcosa, allora ci siamo guardati negli occhi e mi ha detto Beppe, vengo un giorno sì e l'altro pure, perché aveva capito che in Abruzzo c'era voglia di Lega, c'era voglia di Matteo Salvini e c'era voglia di un modo di fare politica che poi è l'ABC. Io l'ho detto anche in un altro contesto, abbiamo fatto una cosa molto semplice, l'ABC della politica, nel senso che abbiamo ascoltato,
siamo stati in mezzo alla gente, e la gente veniva a parlarci, veniva a dirci quali erano le loro speranze, quali erano i loro problemi, quali erano le loro aspettative. Abbiamo usato il buon senso, perché comunque non abbiamo fatto grandi promesse, ma abbiamo detto che ogni istanza, ogni voce, ogni situazione che abbiamo raccolto nella campagna elettorale, così come stiamo facendo anche con l'azione di governo, perché poi questo governo durerà un anno, però tutto sommato le cose le abbiamo fatte, e abbiamo fatto anche cose, e capisco anche qualche mal di pancia e qualche situazione di disagio, di frustrazione da parte del centro-sinistra, perché in fondo noi stiamo facendo quello che avrebbe dovuto fare storicamente la sinistra: stare vicino agli operai, stare, diciamo, nella parte dei pensionati, fare attenzione alle categorie più deboli. Ecco, noi stiamo facendo quello che avrebbero dovuto fare loro, e se oggi ci siamo noi e loro che c'erano e avevano un consenso straordinario, significa che non hanno saputo ascoltare, che non hanno avuto buon senso, ma soprattutto, e parlo sempre della BC, non sono stati coerenti. Quello che noi stiamo facendo, con pur mille difficoltà, con chiaramente ogni giorno ci sono delle situazioni che vanno limate, che vanno gestite, che vanno, però insomma stiamo andando avanti. In Abruzzo oggi abbiamo una squadra di governo della Lega che è veramente straordinaria. Abbiamo 4 assessori su 6 in giunta e 10 consiglieri regionali su 18, su 18 della maggioranza, in realtà sono 31, però insomma abbiamo la maggioranza sia nel consiglio che nella giunta. Ci accingiamo comunque a governare la Regione Abruzzo, abbiamo dei settori sensibili e strategici sugli assessorati, abbiamo la sanità, abbiamo il territorio, abbiamo l'ambiente, abbiamo la scuola, la formazione, gli enti locali, quindi diciamo che ci è stato dato fiducia, intendiamo rispettare il voto degli abruzzesi che, come ha detto l'amico Guglielmo, 5 anni fa noi non c'eravamo. Non più tardi del 10 di febbraio la Lega in Abruzzo ha superato il 27%. Ripeto, questo è un risultato che va ascrivibile al 90% a Matteo Salvini. A questa sua apertura che c'è stata, a questo suo credere in un progetto che non si fermava fino al Po, ma che proseguiva oltre, perché come ha sempre detto, i problemi del popolo italiano sono problemi che vanno da Milano fino a Palermo. Noi ci abbiamo messo solo la costanza, l'impegno, ci abbiamo creduto, abbiamo dato tutto quello che potevamo fare, adesso ci accingiamo, siamo sempre in una campagna elettorale permanente. Ecco, questa forse è una cosa che, se permettete, rivendico, ma non io come segretario politico della Lega Abruzzo, ma con tutta la squadra della Lega Abruzzo. Noi non abbiamo mai smesso di fare campagna elettorale. In Abruzzo la Lega ha sempre fatto campagna elettorale permanente, iniziando 6 mesi prima delle elezioni politiche, non ci siamo mai fermati, siamo tornati dopo le elezioni politiche in posti dove abbiamo trovato 50 persone, prima di essere eletti, ci siamo tornati dopo 2 mesi, ne abbiamo trovate 500, ci siamo continuati a tornare, non abbiamo abbandonato il territorio, i nostri telefoni sono sempre accesi e rispondiamo a tutti, questo l'ho detto anche ai miei colleghi parlamentari e a tutti gli assessori e i consiglieri regionali, nonché tutti i dirigenti. Può sembrare una cosa sciocca, banale, ma badate bene che, come ho detto prima, credo che una delle cose fondamentali in questo momento della politica, di una politica assertiva e non distruttiva, perché la gente è stanca della politica distruttiva, sia il fatto che comunque bisogna sempre esserci, non promettere, ma esserci, ascoltare, condividere, farsi carico comunque di quelli che sono i problemi della gente, poi magari non riusciamo a risolverli o qualcuno li risolviamo, però l'importante è che la gente abbia un punto di riferimento, cioè che attraverso gli uomini e le donne della Lega hanno ritrovato quella serenità e soprattutto anche quella voglia di riavvicinarsi alla politica, perché si sentono comunque ascoltati, si sentono comunque in qualche modo rispettati. Ecco, il fatto di stare sempre in campagna elettorale è una cosa che ci permette di stare sempre in mezzo a loro, poi chiaramente quando poi insieme a noi in Abruzzo
e credo a questo punto in tutti gli altri territori e regioni italiane viene Matteo Salvini, allora quello è decisamente un valore aggiunto, un passo in più. Dove adesso dobbiamo stare molto attenti, sono d'accordo anch'io nel dire che questo è solo l'inizio, niente è stato fatto, ricordiamoci l'ascesa e la discesa del Partito Democratico con Matteo Renzi, purtroppo molti ci dicono che siamo populisti, fascisti, eccetera, 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 però c'è una cosa che non ci si può dire, che siamo arroganti e presuntuosi. E purtroppo in politica l'arroganza e la presunzione è la migliore qualità dei falliti. Ecco perché gli altri falliscono e noi andiamo avanti. Grazie.